La tecnologia che equipaggia la tuta di Valentino Rossi in pista è finalmente in arrivo nei negozi e troverà collocazione nel dispositivo di protezione individuale di Air Racing, Intelligent Protection System. Il dispositivo è un sistema airbag integrato dentro una tuta da motociclista che gonfia la parte del collo e delle spalle del motociclista in caso di caduta di tipo high side o di tipo low side. All'interno del sistema, il sistema di attivazione è governato da un'elettronica specificatamente realizzata nell'ambiente corse che colloca al suo interno 6 sensori e un sistema GPS. L'elettronica registra i movimenti del pilota o dell'atleta e sa confrontare i valori registrati da 3 girometri e 3 accelerometri con un database di movimenti che riesce a discriminare tra una guida di tipo normale e una guida di tipo con caduta. Grazie a questa discriminazione è possibile gonfiare il sistema in un tempo che può essere, nel caso di assai violenti, addirittura di soli 15 millisecondi, permettendo poi al sacco di espandersi in circa 30 millisecondi, dando complessivamente la protezione in appena 45 millisecondi. Questo tipo di tecnologia deriva direttamente dall'ambito automotive e quindi è una tecnologia attualmente non presente sul mercato e che diciamo, siamo tra i primi a proporre per dispositivi di protezione individuale. Questo è il cuore del sistema dove trova collocazione l'elettronica. L'elettronica viene integrata all'interno dell'appendice aerodinamica che è posizionata nella parte posteriore della tuta e attraverso l'elettronica vengono acquisiti i movimenti del pilota. In caso di un movimento improvviso che porti appunto a un possibile evento di caduta, il sistema airbag si attiva e la protezione viene gonfiata. Un'altra interessante caratteristica di questo prodotto è la possibilità di avere un sistema di telemetria integrata. All'interno dell'appendice aerodinamica trova collocazione un sistema GPS ad alte prestazioni che consente agli utenti di registrare le proprie prestazioni in pista e poter al termine della giornata di gara scaricare e analizzare sul proprio computer le proprie prestazioni velocistiche per poterle poi eventualmente condividere sul web. A differenza del sistema di racing che fin qui è stato presentato, in questo momento sto indossando il sistema di Air Street che entrerà sul mercato a partire dal prossimo anno. La differenza sostanziale consiste nel fatto che mentre il sistema racing è dedicato esclusivamente ad uso in pista ed è sprovvisto di ogni contatto e legame con la motocicletta, il sistema di Air Street invece è progettato per essere utilizzato in condizioni stradali, ovvero nel traffico quotidiano, e per questo per riconoscere eventuali impatti è anche dotato di sensori sul lato forcella e sottosella per riconoscere condizioni di impatto e condizioni di scivolata in ambiente cittadino o extraurbano. Anche ovviamente la funzione protettiva è coniugata in maniera differente rispetto al sistema di air racing. In questo caso le zone protette sono prevalentemente la zona toracica, la zona della schiena e c'è sempre una protezione della zona del collo per limitare i movimenti del casco durante la caduta. Qui è posizionata l'elettronica che governa il sistema. La comunicazione tra il giubbino e la moto è di tipo wireless, quindi senza cavo con la motocicletta. Il manichino mostra le aree che vengono gonfiate durante l'espansione una volta che l'impulso dell'elettronica raggiunge il gas generator. Anche in questo caso il tempo di reazione è estremamente ridotto e si colloca in una media degli impatti intorno ai circa 45 millisecondi di tempo di intervento complessivo, vale a dire il tempo necessario per il riconoscimento del crash e per il gonfiaggio del sistema.